Ok, allora vediamo un po' di termologia e calorimetria. Attenzione che poi questo argomento verrà sviluppato bene in terza, naturalmente sempre se riusciamo con il tempo a farla, eccetera. Ricordo a quelli che sono appena arrivati che terminiamo alle 5 e un quarto, perché gli ATA devono uscire da scuola alle 5 e mezza, devono sanificare. Allora, termologia e calorimetria. Allora, diciamo, ricordiamo alcune cose elementari. Allora, ripeto, non ci saranno. Allora, la teoria riguarderà tutto quello che abbiamo fatto dalla fine dell'anno scorso fino a quest'anno. Ricordate che l'anno scorso abbiamo iniziato. Poi qualcuno mi ha chiesto: metterà esercizi sulla dilatazione termica? Ho detto di no perché non li ho fatti. Ok? Bene. Allora ricordiamoci: abbiamo due temperature, la temperatura in gradi centigradi, che è quella familiare, e poi la temperatura in gradi Kelvin. Va bene? Naturalmente dobbiamo ricordare la formula, fondamentale. Ossia che la temperatura in gradi Kelvin, e attenzione, però la temperatura noi l'abbiamo indicata anche con teta, quella in gradi centigradi, scusa, è uguale a teta più 273,15. Ok? Quindi se ci viene data una temperatura in gradi centigradi e a noi serve in Kelvin, nell'equazione di stato serve in Kelvin, dobbiamo aggiungere semplicemente più 273,15. State attenti però che quando facciamo la variazione di temperatura in gradi centigradi, questa variazione di temperatura è uguale alla variazione di temperatura in gradi Kelvin. Ok? Quindi un delta teta di 25 gradi è anche un delta T di 25 gradi. È chiaro? Perché avevamo detto che aggiungi più 273, togli più 273 e alla fine è come se non aggiungessi nulla. Ok? Quindi vabbè, questo, faccio esercizi su passato, lo devo fare, sai da cosa diceva. Ecco, poi abbiamo visto un'altra formula, l'equazione di stato dei gas, PV uguale a nRT. Quindi attenzione che T grande è a questo punto una temperatura in gradi Kelvin. Va bene? La pressione, ragazzi, in Pascal. Il volume in metri cubi, la temperatura in gradi Kelvin. Ok? Allora, andiamo a vedere il valore che poi prenderò, diciamo, di costante universale dei gas e che vi inserirò nel compito. Ecco, costante universale. Abbiamo anche i decimali giusti dei gas. Ok, quindi R, magari qualcuno di voi lo conosce a memoria perché ha fatto tanti esercizi, è 8,3145, vabbè, poi l'unità joule su mol su Kelvin. Ok, forse questo joule non l'avete visto. Joule fratto mol Kelvin, forse non l'avete visto, avete visto probabilmente Pascal su metro cubo. Va bene, però il prossimo anno vedrete che pressione per volume è energia, e quindi per questo che si scrive in joule. Va bene? Ci siamo? Allora, direi di terminare il primo blocco adesso, e cioè di fare esercizi sull'equazione di stato dei gas. Va bene? Inutile fare tutte le formule quando poi in realtà ci concentriamo su questo. Quindi, esercizi sull'equazione di stato dei gas.
Adesso vediamo se riusciamo. Ecco, io direi a questo punto, se riusciamo a... Dimmi. N è il numero di moli. Ok, non l'ho detto? Ok, lo dico adesso. Scusate, ma questo sito mi dice esercizi sulle leggi dei gas e poi mi fai vedere qualche esercizio o no? Ok, bene. Bene, bene. Vabbè, allora ragazzi, ho preso un sito di chimica e quindi sono molto interessati al numero delle molecole, eccetera. Naturalmente, diciamo, potrebbe capitare, eccetera, eccetera. Allora, vediamo questo esercizio. Allora, calcolare il numero di molecole di azoto. Quindi molecole di azoto, spero che siano... N, monoatomico, va bene? Contenute in un recipiente di 985 millilitri. Quindi abbiamo un recipiente che ha un volume di... dov'è? 985 millilitri alla temperatura teta. Scusa? In un recipiente di 985 millilitri alla temperatura di 0 gradi centigradi e alla pressione di 1.00 per 10 alla meno 6 millimetri di mercurio. Va bene? Ci siamo? Ci siamo? Allora, naturalmente l'esercizio, diciamo, i chimici sono così, prendono unità di misura di questo tipo. Allora, quello che noi dobbiamo fare sostanzialmente è questo, è innanzitutto trasformare il volume, la temperatura e la pressione nel sistema internazionale. Ok? Allora, 985 millilitri vuol dire 985 per 10 alla meno 3 litri. Perché i milli, no? Sono 10 alla meno 3. Dopodiché noi sappiamo che un litro è uguale a un decimetro cubo, per cui ancora 10 alla meno 3 per arrivare ai metri cubi. Ok? Quindi 985 per 10 alla meno 3 per 10 alla meno 3 metri cubi. Ok? In questo modo noi abbiamo il volume nel sistema internazionale. Allora, 0 gradi centigradi è 0 più 273,15, quindi non usiamo questa temperatura, ma usiamo la temperatura T di 273,15 gradi Kelvin. Adesso c'è questa pressione qui in millimetri di mercurio. Allora, voi sapete che dividendo per 760, no? Otteniamo la pressione, no? Perché abbiamo visto che la pressione in Pascal era di 760. Ricordate, no? Allora, l'avevo fatto? Ok, allora avevo detto 101.300 Pascal, anzi fatemi dire, la pressione P in Pascal sta a 101.300 Pascal come la pressione in millimetri di mercurio sta a 760. Ok? Perché nell'esperimento la colonnina di mercurio, eccetera. Non vi preoccupate, nel compito non metterò i millimetri di mercurio, per questo esercizio facciamo lo stesso. Allora, da qui noi ricaviamo che la pressione in Pascal è uguale a 101.300
2300, 1,00 per 10 alla meno 6 diviso 760. Va bene? In questo modo otteniamo la pressione in Pascal. Ok? Va bene? A questo punto, se noi vogliamo determinare il numero delle molecole di azoto, dobbiamo trovare innanzitutto il numero delle moli. Ok? Quindi, equazione di stato dei gas, PV uguale a nRT, quindi N è uguale a PV diviso RT. Allora, la pressione l'abbiamo scritta giustamente in Pascal, il volume in metri cubi, la temperatura in gradi Kelvin, la costante R l'abbiamo scritta in precedenza, è 8,3145. Andiamo a mettere i valori al loro posto e ricaviamo il numero di moli di azoto. Ok? Alla meno 6. Dice la stessa, sarebbe una cosa incredibile. 900, 10 alla meno 3. Per 10 alla meno 3, 10 alla meno 6. E la pressione, bisogna fare questo calcolo per questo calcolo qua, no? Allora, prima impostiamo il problema, poi voi andate con la calcolatrice a mettere i valori numerici e scrivete i valori numerici. Una volta che abbiamo il numero di moli, in chimica l'avete fatto, una mole contiene un numero di molecole pari al numero di Avogadro, no? Quindi, per avere, diciamo, il numero di molecole, dovete fare il numero di moli per il numero di Avogadro. Ok? 6,02 per 10 alla 23. Bene. Siccome Avogadro è di Torino, è chiaro che dovete conoscere a memoria almeno il numero di Avogadro. Sto scherzando. Bene. Andate a mettere i valori numerici e vediamo che cosa succede. Ok? Quindi questo, ragazzi, è l'esercizio, diciamo, un esercizio basico, no? Un esercizio dove dobbiamo fare sostanzialmente le conversioni, va bene? Una volta fatte le conversioni dobbiamo applicare semplicemente una formula, quella, e poi una seconda formula per ottenere il numero di molecole. Ok? Allora, adesso vediamo altri esercizi che sono meno chimici, perché se no dobbiamo... Quelli prima bisogna mettere i numeri, signorina. Ho capito. Cioè... Allora vediamo... Allora, abbiamo un gas perfetto alla pressione di 3 atmosfere, quindi ricordiamoci che questa equazione è l'equazione dei gas perfetti, alla pressione di 3 atmosfere occupa un volume di 30 decimetri. Di quanto si deve espandere a temperatura costante per portarsi alla pressione normale di un'atmosfera? E attenzione, scriviamo. Di quanto si deve espandere? Quindi questa qui è P1, P1, P2, P2, supponendo che la temperatura sia costante. Ok? Allora, naturalmente quello che dobbiamo trovare è il volume 2, no? È chiaro. È chiaro che se uno conosce bene la formula, capisce che se la pressione diminuisce il volume deve aumentare, quindi si parla di espansione. Però da un punto di vista così matematico uno potrebbe anche dire, ma chi se ne frega che si sta espandendo, applichiamo le formule e risolviamo l'esercizio. Allora, per risolvere l'esercizio
È ovvio, ragazzi, che noi non conosciamo né il numero di moli né la temperatura, ma non importa perché. Perché scriviamo P1, P1 è uguale numero di moli costante, R la costante, T grande, e P2 uguale numero di moli RT, perché ci viene detto che nella trasformazione la temperatura è costante. E quindi se la temperatura è costante, questi due devono essere uguali e ci viene chiesto di trovare V2. Quindi V2 è uguale a P1, P1 diviso P2. Ok? Forse, adesso non posso dare i nomi, ma sto registrando, forse lei tu vuoi applicare una formula direttamente? Sì. No, ok, allora ho interpretato male, scusami. Allora, attenzione, attenzione, io vi ho detto che prima di fare gli esercizi bisogna fare le conversioni, ok? Per cui diciamo, chi ha delle difficoltà matematiche, direi sempre di trasformare questo in metri cubi, questo in Pascal, questo in Pascal. Per chi difficoltà matematiche non ne ha, dovrebbe sapere che quando tu fai un rapporto di pressioni, sia che le pressioni sono in Pascal, sia che sono in atmosfera, uniti di mercurio, il rapporto è sempre lo stesso. Quindi, se voglio risolvere tanti esercizi al compito, non perdo tempo a fare la conversione. Ma se ho paura, devo fare la conversione. È chiaro il concetto? Ma perché se no a volte mi vedete fare le conversioni, a volte non mi chiedete, ma perché questo fa così? Ok. Quindi P1 diviso P2 è 3 fratto 1 e il volume posso anche lasciarlo in decimetri cubi, il risultato sarà in decimetri cubi. Quindi 30 per 3 fa 90. Decimetri cubi. Ok? Ok, quindi se però qualcuno ha dei problemi, allora, qualcuno mi dice, ma non possiamo convertire? Faccio vedere come si converte. Allora, 3 atmosfere vuol dire 3 per 101.300 Pascal. Un'atmosfera è 1 per 101.300 Pascal. 30 decimetri cubi sono 30 per 10 alla meno 3. Ok, quindi se uno ha problemi va a mettere questi valori qua e quindi va tutto nel sistema internazionale. Vediamo se c'è qualche problema più delicato. Una bombola, dimmi. No, 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 no. Allora, attenzione, un conto è la dilatazione. La dilatazione è, ricordate la formula? Delta L uguale a L0 che moltiplica 1 più alfa T. Un conto è questa dei gas. E cerchiamo di... Sto parlando di dilatazione dei corpi solidi. Argomento fatto l'anno scorso. Quest'anno questo argomento l'ho fatto. Allora, secondo esercizio, una bombola d'aria compressa contiene 0,5 metri cubi di aria. Qui abbiamo una bombola d'aria compressa, 0,5 metri cubi di aria, alla temperatura di 285 Kelvin, alla pressione di 850 kPa. Bene? Allora, calcola che volume occuperebbe quest'aria se fosse rilasciata nell'atmosfera. Quindi, calcola il volume. Quindi, se fosse rilasciata nell'atmosfera, dove la pressione è 101 kPa e la temperatura è 303 Kelvin. Ok?
Allora, adesso dobbiamo andare dall'altra parte e denominare col pedice 1 tutte le grandezze. Cioè P1 è uguale a 0,5, T1 uguale a 75, T1 è uguale a 850 kPa. Allora, diciamo, se uno prende i libri di fisica, di solito, per esempio, nella espansione isoterma di prima davano già la formula pronta, però a noi basta una sola formula, un po' di matematica per risolvere il problema. Allora, noi abbiamo che P1 di 1 è uguale a nRT1 e P2 di 2 è uguale a nRT2. Va bene? E allora noi dobbiamo trovare V2. Allora è chiaro che dobbiamo, per esempio, fare il rapporto delle due formule, no? Se noi facciamo il rapporto delle due formule, vedete che n e n vanno via, n è un'incognita, non sappiamo quante moli ci sono. O sì, potremmo anche calcolarselo effettivamente, non importa. E quindi cosa ricaviamo? Ricaviamo che P1, P1 diviso P2, P2 è uguale a T1, T2. Da questa formula dobbiamo ricavare V2. P1, P2, P1, P2, T1 uguale a V2. Ok? Quindi V2, P1 fratto P2 per V1 per T2 fratto T1 uguale a V2. Ci siamo? Questa. Cioè, ragazzi, questo qui è matematica elementare. Immaginatevi il prossimo anno insieme a fare anche matematica, diventa una bomba atomica. Facciamo Big Bang. Ok? Va bene? Ormai siete esperti di equazioni di primo grado. Andiamo. Vi ricordate all'inizio della prima, quando abbiamo fatto le formule inverse? È questo. Okay? Bene, ragazzi, bisogna andare a mettere tutti i valori numerici e il gioco è fatto. Allora, l'unico problema che io vedo è la pressione, perché è data in kilopascal, mentre tutto il resto è fatto bene, però un raffinato potrebbe dire, ma qui c'è un rapporto di pressione, quindi kilopascal e kilopascal va bene. Chi avesse paura a usare il kilopascal può scriverlo direttamente in pascal. 850.000 pascal, 101.000 Pascal. Ok? No, non dovete cambiare, però se uno dice no, io voglio fare prima tutto nel sistema internazionale perché non voglio commettere errori, lo faccia pure. Chi invece sa che nelle pressioni i rapporti non richiedono la conversione, lo può fare. Il cellulare sta per morire, vediamo se ci sono un altro esercizio. E allora, ragazzi, il tempo è come si vuol dire tiranno, dobbiamo passare alla calorimetria, perché se no diventiamo degli specialisti. Beh, faccio finta che non li avete fatti. Comunque, allora, H2SO4, se uno volesse calcolare il peso atomico di H2SO4, sarebbe di fare due volte il peso atomico dell'idrogeno più una volta il peso atomico del zolfo più quattro volte il peso atomico dell'ossigeno. Naturalmente i pesi atomici dei vari elementi li do io perché immagino che non li conosciate, va bene? Non è un esercizio. Ecco, sul calore, diciamo. Sul calore ci sono sempre delle difficoltà tra i fisici e i chimici,
Perché i chimici usano le calorie, che vengono dette piccole calorie, mentre i fisici usano le chilocalorie, va bene? E quindi quando uno deve andare a vedere la conversione fra joule e calorie, a volte ci sono dei problemi, e purtroppo è così. Allora, per quanto riguarda il calore, o meglio, più che calore, chiamiamolo col termine giusto, quantità di calore. Allora, quantità di calore. Allora, attenzione, noi abbiamo visto che la quantità di calore Q, ragazzi, ha due unità di misura. L'unità di misura, quella più naturale, era la caloria, vi ricordate? Ragazzi, ho usato le calorie o le chilocalorie? Tutte e due. Allora, non cambia molto. Allora, io userei adesso calorie, va bene, non vi preoccupate. Se sono chilocalorie, è chiaro che dovete moltiplicare. E poi però, nel sistema internazionale, l'unità di misura è il joule. Va bene? Naturalmente uno potrebbe chiedermi, ma da dove arriva questo joule? Allora, vi ho detto che joule è l'unità di misura dell'energia e magari a fine anno riusciremo a fare l'energia e quindi a quel punto lì andremo a ricostruire il tutto. Va bene? Ecco, quello che però noi dobbiamo sapere è come si passa dalle calorie al joule. Allora, una caloria, quanti joule è? Bravo, allora, brava, e allora io direi 4,184 joule, va bene? 184? Lei ha detto 16, ok? Ragazzi, quando mangiate la merendina andate a vedere le calorie e vedete che c'è chilocalorie e chilojoule, se qualcuno mangia le merendine. Va bene, allora abbiamo visto anche, qui attenzione, a questo tipo di conversione. Ok? Quindi se io dico 70 calorie, quanti joule sono? Devo fare 70 per 4,184. Ok? Ci siamo? Bene, allora la formula fondamentale che noi abbiamo visto è questa. Abbiamo visto che la quantità di calore per variare la temperatura di un corpo senza cambiamento di stato è calore specifico del corpo per la massa per la variazione di temperatura. Quindi ripeto, devo ripetere questa cosa qui. Allora, ho detto che per variare la temperatura di un corpo senza cambiamenti di stato, no? Perché se sono i cambiamenti di stato, sapete, devo mettere i calori di fusione, evaporazione, eccetera, eccetera. Quindi, per variare la temperatura di un corpo senza cambiamento di stato, noi dobbiamo fornire una quantità di calore Q uguale al calore specifico per la massa per la variazione di temperatura. Ok? Ricordate che era così, eccetera. La variazione di temperatura può essere in gradi centigradi o in Kelvin, la stessa cosa, tanto un delta. Va bene? Allora direi di fare qualche esercizio. Ecco, no, poi un'altra cosa che avevo detto così forse come elemento aggiuntivo, è che se noi consideriamo il prodotto calore specifico per massa, si chiama capacità termica del corpo. Qui non so se l'avevo chiamata C grande T, non mi ricordo. Capacità termica. Fatemi scrivere. Termica, mi scrivo term così.
è il prodotto del calore specifico per la massa. Allora, vediamo qualche esercizio. Allora, posso? Sì o no? Allora, abbiamo una piscina olimpionica contiene una massa d'acqua pari al 2,5 per 10 alla sesta chilogrammi. Quanto vale la capacità termica dell'acqua contenuta nella piscina? Quindi siete delle nuotatrici o dei nuotatori, quando in piscina guardate questa quantità d'acqua e chiedetevi quanto vale la capacità termica prima di buttarvi in acqua. Quindi questa è la prima richiesta. Poi, senza tenere conto degli scambi di calore con l'ambiente, è ovvio che una piscina ha una superficie libera a contatto dell'aria, quindi qual è la quantità di calore che serve per scaldare l'acqua della piscina dalla temperatura di 11 gradi centigradi alla temperatura di 24 gradi centigradi. Naturalmente, siccome la piscina scambia calore con l'ambiente, è ovvio che bisognerà dare una quantità di calore maggiore. Ok? Quindi, andiamo a vedere. Naturalmente dobbiamo conoscere il calore specifico dell'acqua. Questo è un dato che dovremmo conoscere a memoria. Allora, il calore specifico dell'acqua è uguale a 4186. Ragazzi, attenzione, in joule su chilogrammo grado Kelvin. Ok? Ricordatevi che il joule è l'unità di misura nel sistema internazionale. Benissimo, la capacità termica e massa per calore specifico dell'acqua. La massa in chilogrammi, molto bene, e quindi sarà 2,50 per 10 alla sesta. Ecco, come si misurerà la capacità termica? Che poi dovete mettere un'unità di misura. Ripeti? Ok, joule fa... No. Joule fa... Ok. Ok. Da quando è rappresentante di classe, diciamo, è diventata una persona seria. Va bene. Allora, è chiaro? 2,50 per, naturalmente, chiedo scusa, 4186. Ok, questa è la capacità termica. Bisogna fare il calcolo e viene fuori un valore, diciamo, considerevole, siamo 10 alla 9, come ho detto. A questo punto dobbiamo calcolare la quantità di calore, molto semplice, come sarà? Sarà. Allora, naturalmente potrei usare la capacità termica, visto che l'ho calcolata, però cerco di usare il calore specifico in modo da fare le cose in maniera tradizionale. Quindi, calore specifico dell'acqua per la massa, per la stessa temperatura, e come giustamente ha detto la vostra compagna, la variazione di temperatura è 13. Quindi qui dovete mettere 13. Ok, allora dai, un paio di minuti per terminare e poi... Bene. Allora, andiamo a vedere quest'altro esercizio.
Ok. Allora, io purtroppo non vedo più l'ora perché il cellulare è terminato. Non lo dobbiamo fare tutto, per cui allora io farei un ultimo esercizio su questo perché poi dobbiamo passare ai cambiamenti di stato e al calorimetro. Va bene? Mi auguro di darvi i valori corretti, sennò verranno fuori masse negative, non scherzo. Allora, vediamo il 46. Una sfera metallica ha una massa di 250 grammi. Riceve una quantità di calore pari a 600 joule. E la sua temperatura aumenta di 6,2 gradi centigradi. Quindi se la temperatura aumenta, ragazzi, che cosa vuol dire? Che la variazione di teta è 6,2 gradi centigradi. Va bene? È chiaro? Non vuol dire teta, vuol dire delta teta. È la stessa cosa, Morgana. Calcola il calore specifico del materiale di cui è fatta la sfera. E poi il libro dice di che metallo si tratta. Allora io lì dovrei darvi una tabella per andare a cercare, ma non succederà. Va bene? Quindi la seconda non la do. Allora, il calore specifico Q, innanzitutto osserviamo che non c'è tutto nel sistema internazionale e quindi questo lo scriviamo in chilogrammi. Ok, quindi abbiamo che Q è uguale al calore specifico per la massa per la variazione di temperatura. Adesso è chiaro che, ragazzi, sapete, Cs è uguale a Q, M per delta teta. State attenti che se dimenticate l'unità di misura venite penalizzati. Questi sono esercizi semplici e sbagliare l'unità di misura è un errore un po' pesante perché è semplice come esercizio. Quindi diventa joule su chilogrammo su Kelvin, va bene? Grado centigrado, Kelvin. Allora ragazzi, 3 minuti di... perché è sempre Kelvin. Cioè nel senso che io qui ho scritto delta teta, ma potevo mettere anche delta t, e qui è scritto così, va bene? Cioè, e siamo sulle variazioni. Allora, 3 minuti di pausa e poi riprendiamo velocemente. Grazie.
Ok, allora riprendiamo. Allora adesso andiamo a considerare, ragazzi, i cambiamenti di stato. Cambiamenti di stato. Allora, per quanto riguarda i cambiamenti di stato, naturalmente sapete da liquido a gas, va bene, si chiama evaporazione, no? La trasformazione. La trasformazione inversa si chiama condensazione. E allora, sapete che in queste trasformazioni noi dobbiamo somministrare quantità di calore, però la temperatura resta costante. Quindi ricordatevi, ad una domanda magari in un quiz di medicina, di un concorso, eccetera, in cui c'è scritto la quantità di calore cambia sempre la temperatura, la risposta è no. Nei cambiamenti di stato non cambia la temperatura. Allora, nell'evaporazione, ragazzi, ok, allora la quantità di calore di evaporazione è uguale al calore di evaporazione per la massa, no? Tu devi fornire calore per trasformare liquido in gas. Scusami. Ok. Se invece vogliamo fare la trasformazione inversa, dobbiamo togliere una quantità di calore e quindi scrivere meno CEVM. Ok? Quindi per trasformare un gas in un liquido, io devo estrarre calore dal gas. Ok? Va bene, ragazzi, poi c'è solido, non facile, se no perdiamo tempo, va bene? È chiaro? Allora, vediamo un esercizio. Scusami. Sì, dell'acqua. Ragazzi, i 100 gradi sono dell'acqua, no? Sapete che l'alcol bolle ad una temperatura diversa. Certo, io. Vai. Scusami? No, li do io. Do io. Allora,
Vediamo se questo si può fare. Un bicchiere contiene 30 cl di tè a una temperatura di 20 gradi. Per raffreddarlo, aggiungi un cubetto di ghiaccio di massa 15 gradi, estratto dal freezer, a una temperatura iniziale di meno 16 gradi centigradi. Considera il calore specifico del tè uguale a quello dell'acqua. Dopo la totale infusione dei cubetti, qual è la temperatura del tè? Sì, lo sappiamo fare. Bene. Allora, ripeto, chiedo scusa, ho dovuto leggerlo in diretta. Allora, un bicchiere contiene 30 cl di tè. Qui abbiamo un volume di tè, lo scrive così, lo scrivo in inglese, di tè, ok? Uguale 30 cl. A una temperatura di 20 gradi centigradi, quindi temperatura teta 1 di 20 gradi centigradi. Per raffreddarlo, aggiungi un cubetto di ghiaccio di massa 15 gradi estratto dal freezer a una temperatura iniziale di meno 16 gradi centigradi. Quindi metto qui un cubetto di ghiaccio con una massa di 15 grammi e alla temperatura, chiamiamola teta 2, di meno 16 gradi centigradi. Considera il calore specifico del tè di T. È vero che voi siete francesi. Considera il calore specifico del tè uguale a quello dell'acqua. Quindi vuol dire che tu prendi un bicchiere d'acqua e gli metti un cubetto di ghiaccio. È chiaro? Quindi io posso, ragazzi, qui togliere il T e scrivere H2O. Se tu mi dici che il calore specifico è lo stesso, perché lo devi chiamare tè? È acqua, cioè. Va bene? No, in realtà cambia un pochino, non tanto, però cambia. Allora, dopo la totale fusione dei cubetti, qual è la temperatura del tè? Trascura le dispersioni di calore del sistema con l'ambiente. Quindi sostanzialmente ci chiede qual è la temperatura finale. Ecco, questo esercizio è un pochino più sottile, perché dobbiamo capire che cosa succede. Allora, attenzione, noi mettiamo un cubetto di ghiaccio dentro l'acqua, lasciamo stare il tè, non ci interessa, tanto abbiamo capito che è la stessa cosa. Abbiamo un bicchiere d'acqua a 20 gradi centigradi, prendiamo un cubetto di ghiaccio a meno 16, lo mettiamo nell'acqua. Il cubetto di ghiaccio si scioglie completamente. Va bene? E quindi fornisce calore. Dopodiché noi abbiamo una miscela di acqua a 0 gradi centigradi e di acqua a 20 gradi centigradi. Ok? Ci siamo? Bene. Quindi sostanzialmente cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dire che il calore totale è uguale a zero, no? Perché? Abbiamo un sistema che è chiuso. Allora, noi scriviamo che il calore di fusione del ghiaccio per la massa m più il calore specifico dell'acqua per la massa m, temperatura di equilibrio meno zero. Fatemi scrivere, poi lo spiego. Più calore specifico dell'acqua per la massa, diciamo, chiamiamola V', M', per la temperatura di equilibrio meno teta 1, deve essere uguale a 0. Come ci arrivo? Adesso spieghiamo.
M' è la massa del tè. Allora, lo rispiego un attimo. Cioè, per capire questa formula, uno dice, ma la devo imparare a memoria? No, devi ragionare. Tu sai che i calori di fusione sono calore di fusione per la massa e sai che i calori che danno variazioni di temperatura sono sempre calori specifici per massa per variazioni di temperatura. Allora io prendo questo cubetto di ghiaccio, lo metto dentro il bicchiere di tè, che cosa succede? Succede che il ghiaccio si scioglie e poi tutto il sistema raggiunge una temperatura di equilibrio. Allora questo cosa vuol dire? Vuol dire che questo ghiaccio ruba calore al tè, si trasforma in acqua, quest'acqua continua a rubare il calore al tè finché il sistema resta in equilibrio. Cioè, questo è un esercizio logico, non è che puoi inventare delle formule. Allora, quali sono i calori in gioco? Ci vuole prima il calore per fondere il ghiaccio, poi ci vuole il calore che il cubetto di ghiaccio trasformato in acqua liquida si porta alla temperatura di equilibrio e poi il calore rubato al tè, che è questo. Questo è positivo e questo è negativo. Va bene? Come è giusto che sia, no? Più tardi andate a casa e fate questo esperimento e vedrete che è così. Quindi, ripeto, noi abbiamo il cubetto di ghiaccio, lo mettiamo dentro il tè, che cosa fa il cubetto di ghiaccio? Si scioglie completamente in acqua a 0 gradi. Ok? Ho commesso un errore. Sì. Qual è l'errore? Ho commesso un errore. Qual è l'errore? No, no, è tutto giusto. C'è? Non c'è? No. Ecco, non c'è delta 2. Cioè, nel senso che noi dobbiamo prendere... Allora, quando tu metti il ghiaccio dentro il tè, il ghiaccio, dalla temperatura di meno 16, deve portarsi a 0, poi fondere in acqua, e poi l'acqua si porta alla temperatura di equilibrio, no? Quindi noi qui dobbiamo aggiungere un altro termine che... calore specifico del ghiaccio per la massa del ghiaccio per 0 gradi meno teta 2. Quindi ripeto le trasformazioni. Siamo partiti da un esercizio effettivamente più difficile rispetto all'inizio, però lo spiego. Tu prendi un cubetto di ghiaccio a meno 16 e lo metti nel tè a 20 gradi. Il cubetto di ghiaccio a meno 16 deve diventare un cubetto di ghiaccio a 0 gradi. Calore, per trasformare il cubetto di ghiaccio da meno 16, a 0 gradi. Una volta che il cubetto di ghiaccio è a 0 gradi, il tè fonde il ghiaccio fino a trasformarlo in acqua liquida a 0 gradi. Questo è il calore. Il tè continua, diciamo, a scaldare quest'acqua liquida fino alla temperatura di equilibrio. Questi tre calori sono positivi. E da chi vengono prodotti? Dal tè. Da questo che è negativo. Chiaro? Cioè, ragazzi, è un fatto logico. Sono due formule che conoscete, la formula del cambiamento di stato, la formula di variazione della temperatura, dovete mettere insieme. Quindi questo è già un esercizio che mi è scappato di un livello alto. Ok? Mettiamo tutti i valori. Io vi darò questo. Questo è il calore rubato al tè. Perché il tè passa dalla temperatura teta 1 di 20 gradi alla temperatura di equilibrio. Ok? Naturalmente vi darò io il calore di fusione, il calore specifico del ghiaccio, il calore di fusione, vabbè, vi do anche il calore specifico dell'acqua, eccetera. Ecco, attenzione però,
Questo esercizio potrebbe essere anche più complesso. Perché? Perché scusa, se tu prendi un bicchiere di tè e ci metti un bel cubettone di ghiaccio, può anche darsi che, ragazzi, i corsi di recupero fanno questo effetto, può anche darsi che, allora ragazzi, cercate di capire quest'idea, perché è un'idea importante, che fa capire come questo esercizio potrebbe essere complicato, più complicato. Voi immaginate una tazza di tè a meno 16 gradi, e a 20 gradi. Se io mettessi dentro questa tazza un cubetto di questo tipo a meno 100 gradi, il tè si ghiaccia completamente. Lo capite o no? Oppure pensate che ogni volta che mettete un cubetto questo si debba sciogliere? Certo, se lo prendete dal vostro freezer si scioglie, ma se dovessi prendere qua un cubetto a meno 100 gradi, tu lo metti dentro il tè diventa ghiaccio. Dice, ma è possibile? E sì che è possibile, perché il tè e il cubetto di ghiaccio non resteranno a meno 100 gradi, ma si porteranno a meno 70 gradi. È chiaro il concetto? Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che uno, in questo esercizio, io sono partito dall'ipotesi che questo piccolo cubetto si sciogliesse completamente. Ho applicato questa formula qua. E uno dice, ma scusi, se lei avesse messo qui meno 100 gradi, come avrebbe potuto capire? No, non l'avrei potuto capire. Avrei scritto questa cosa qui, avrei ottenuto una temperatura di equilibrio sotto lo zero e questo mi avrebbe fatto capire che il cubetto non si sarebbe sciolto. Non so se avete capito l'idea. Cioè io qui sono partito dall'ipotesi che mettendo un cubetto a meno 16 si sciogliesse completamente, come avviene quando noi prendiamo il tè e lo vogliamo trasformare in un tè freddo. Però se uno prendesse da un frigo speciale un cubetto a meno 100 e tu fai tutto questo ragionamento, scopri che la temperatura di equilibrio è negativa. Quando la temperatura di equilibrio è negativa per l'acqua, vuol dire che l'acqua è ghiaccio. E quindi questo non vale. Ho capito o no? Non vale. Perché non vale? Perché se l'acqua diventa ghiaccio, vuol dire che il ghiaccio non fa questa fase. Il ghiaccio fa solo questo pezzo e questi due pezzi non ci sono. Quindi sarebbe questo più questo. Ok, quindi questo per dire, attenzione, nessuno può dire nulla. Bene, dimmi, è ovvio, è una cosa che sapete voi, ma verba volant, dimmi. No. Allora, ragazzi, scusate, giustamente la vostra compagna mi ha detto, chi mi dà la temperatura di equilibrio? Questa è un'equazione di primo grado nella temperatura di equilibrio. L'ho già scritto qua, scusate. Questa è un'equazione di primo grado, questa è la X. Certo. Va bene? Facciamo un esercizio più... non è più semplice, però è simile a questo. Allora, noi abbiamo del ghiaccio a 0 gradi è inserito in un calorimetro che contiene 450 millilitri d'acqua a 19 gradi centigradi. Allora abbiamo del ghiaccio, che è un calorimetro in cui ci sono 450 millilitri di acqua alla temperatura θ1 di 19 gradi centigradi.
Ovviamente qui del ghiaccio alla temperatura θ2 di 0 gradi centigradi e la temperatura di equilibrio diventa di 4 gradi centigradi. Determinare la massa del cubetto di ghiaccio. Ok? Quindi è leggermente più semplice di quello visto qui. Allora, ragazzi, indicherò con M' la massa corrispondente a 450 millilitri di acqua. Ok? Ci siamo? Bene. Allora, quando tu metti il cubetto di ghiaccio a 0 gradi, il cubetto si deve completamente fondere in acqua liquida e quest'acqua liquida si deve portare a 4 gradi centigradi come i 450 millilitri di acqua che si trovano dentro il calorimetro. Sì. Quindi vuol dire calore di fusione per la massa del cubetto di ghiaccio più, certo, più calore specifico dell'acqua per la massa liquida, teta equilibrio meno teta fusione, che vi ricordo per l'acqua essere 0 gradi, non lo scriverò questo perché dovrebbe essere ovvio, tutto questo calore viene rubato dall'acqua nel calorimetro, che sarà calore specifico dell'acqua per la massa M' per la temperatura di equilibrio meno la temperatura θ1 tutto quanto uguale a 0. Ok? Allora state attenti. Questo ce l'abbiamo, ve lo do io. Questo dovreste sapere la memoria, ma ve lo do io. Questo lo sapete, 4. Questo lo sapete, è 0. Questo lo sapete, quello specifico dell'acqua. Ecco, M' quanto vale? Allora, noi sappiamo che un chilo d'acqua corrisponde a un litro d'acqua, no? Quindi 450 millilitri d'acqua corrisponderanno a 450 grammi di acqua, no? Quindi a 0,450 kg di acqua. Ok? Quindi questo lo sapete. L'incognita è M, equazione di primo grado in M. Allora, supponiamo di avere 20 litri di acqua alla temperatura di 30 gradi centigradi e di volerlo trasformare in vapore acqueo alla temperatura di 130 gradi centigradi. Quanto calore devo fornire? Calore sbagliato. Quanta quantità di calore devo fornire? Ecco qui che arriva il momento di imparare a memoria la formula. Anche qui c'è, scriverò una formula che arriva dalla logica. La logica cosa ci dice? Che devo mettere la quantità di calore per portare l'acqua liquida da 30 a 100 gradi. No? Quindi, calore specifico dell'acqua per la massa, vi ricordo che 20 litri di acqua sono 20 kg d'acqua, per 100 gradi, lo scrivo, va, meno θ1. Con questa quantità di calore qui, io ho portato l'acqua a 100 gradi. E
questo è il momento in cui occorre buttare la pasta, perché vuol dire che l'acqua è a 100 gradi e sta iniziando a bollire. Ok, i veri chef dicono no, facciamola bollire un pochino e poi la buttiamo. Qui dipende dalle vostre cognizioni. Una volta che abbiamo portato l'acqua a 100 gradi, dobbiamo vaporizzarla tutta, no? Per portarla poi a 130 gradi. Quindi più calore di evaporazione per la massa. Questo, ragazzi, è un termine dominante. È chiaro? Perché il calore di evaporazione, adesso andiamo a vedere, sarà un valore molto più alto di quel 4186. Ok? Bene. A questo punto, con questi due calori, abbiamo vapore acqueo a 100 gradi. Dobbiamo portarlo a 130 gradi, quindi più calore specifico vapore, che non è quello dell'acqua 4186, ma è quello del vapore, abbiamo visto che è più piccolo come valore, per la massa della temperatura θ2 meno 100. Questa è la quantità di calore. Ok? Scusa? Di ebollizione, no? Grazie. Allora, adesso vi do i valori numerici.